Buongiorno a tutti, eccoci ancora in macchina perché il Lazio è ancora in zona rossa e quindi ancora i bambini non vanno a scuola e quindi non ho mai tempo per fare un video. Quindi ho deciso di riprovare, cercherò di tagliare poco, anche se sicuramente già avrò tagliato a questo punto che dico che taglierò poco, perché non ho molto tempo, ovviamente nemmeno di fare montaggio e di pubblicare. Comunque l'argomento di oggi, l'avete già visto dal titolo, è acquisti sbagliati. Ovviamente parliamo di acquisti sbagliati secondo me, nel senso che poi queste cose sono oggetti che magari ad altri sono stati utilissimi, d'altronde altrimenti non li venderebbero certe cose, no? Però in generale diciamo che quando si fanno questi video è ovvio, uno non dovrebbe ripeterlo, però è ovvio che si parla per una cosa personale, insomma, di ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Scusate, ma adesso io ovviamente sto guidando, quindi ogni tanto mi fermo per guardare la strada, che qui zona rossa, ma cioè in realtà stanno tutti per strada, vabbè. Comunque spero si senta bene, cerco di pulire l'audio come o anche forse un po' meglio dell'altra volta. In ogni caso, veniamo a noi, alla ciccia, acquisti sbagliati. Primo acquisto di cui, diciamo, mi sono pentito, poi dopo averlo fatto, è un obiettivo. Il 7300, i 7300 non sono generalmente obiettivi, a parte probabilmente l'ultimo di Casa Fuji, però in generale non sono obiettivi particolarmente di qualità, diciamo, mettiamola così, sono obiettivi per le masse, per i fotoamatori, forse, insomma. E questo obiettivo della Nikon, un 7300, credo fosse 4,5-5,6, adesso non ricordo nemmeno bene, della serie AFD. Non so nemmeno se fosse FD, era sicuramente F, cioè uno di quegli obiettivi che hanno il motore, che non hanno il motore integrato, sono obiettivi autofocus ma non hanno il motore integrato, perché in casa Nikon i primi obiettivi autofocus venivano comandati da un motore che era nella macchina fotografica e che portava il movimento dell'autofocus attraverso una chiave praticamente che si innestava tra l'obiettivo e la macchina e faceva girare appunto il meccanismo di messa a fuoco. Questo obiettivo era veramente un macello, nel senso, comunque un obiettivo lungo, non metteva a fuoco tanto velocemente, anche per questo sistema un po', secondo me un po' un accrocco, che però per tanti anni ha funzionato sulle ottiche Nikon, anche diciamo di qualità, anche ad uso sicuramente professionale. Evidentemente era un po' quell'obiettivo che effettivamente aveva qualche problema, sicuramente, sono abbastanza sicuro di questo. Però il vero problema di quell'obiettivo, oltre a essere la costruzione estremamente plasticosa, l'autofocus lento, la qualità alla fine era quella che era, quella insomma di un obiettivo economico sicuramente, ma il vero problema era l'utilizzo. Io praticamente quelle focali così lunghe praticamente non le usavo praticamente mai. Per carità, ci ho fatto alcune foto carine sicuramente, più per diciamo fortuna e all'inizio, proprio il primo periodo che ce l'avevo, perché uno all'inizio se lo porta sempre in giro. Comunque non è enorme un 7300 così buio, però è comunque un oggetto, ecco, di questa dimensione, quindi insomma non lo si porta così tanto per portarlo, secondo me lo si porta quando uno pensa che lo userà, e questo fa sì che alla fine ve lo portate sempre, e però non lo, almeno io lo portavo sempre almeno all'inizio, ma poi non lo usavo mai perché non mi andava di metterlo, perché poi quando mettete un'ottica così lunga vi ritrovate legati lì, nel senso che partite da 70 in poi. Parliamo di APS-C, attenzione, io parliamo della D70S a suo tempo. Un 70 mm su APS-C è abbastanza lungo ed è difficile da gestire quando magari in una situazione al volo volete fare una foto invece diversa, dovete subito ricambiare obiettivo. Questo appunto ha fatto sì che io non lo usassi praticamente mai. Quando ho venduto la D70 ho venduto anche quello, era un
oggetto abbastanza economico, ma comunque in bundle, diciamo, ha arricchito, diciamo, la confezione, no? Il bundle, appunto, della D70 col 1870, che invece era un bell'obiettivo, devo dire, e appunto questo 70-300. Ora, il problema è che quando ho cambiato la D70 e tutto quanto, ho acquistato una D7000 col 1680, stavolta QR, insomma, tutto molto bello. Dopo un po' ho pensato che, cioè, in realtà già da subito ho pensato che avrei voluto ricomprare quella focale, perché io adesso so che quella focale non mi piaceva per la focale, ma ero convinto che l'unico motivo per cui non la usassi fosse l'autofocus lento. E quindi ho inseguito per tanto tempo il 70-300 più nuovo di Nikon, sempre 4-5-6 fosse, credo fosse il diaframma, l'apertura massima, ma stavolta stabilizzato, con un'ottima stabilizzazione, si diceva, leggevo ovunque. E quindi dopo un po' di inseguimenti alla fine ho ricomprato con la D7000 il 70-300 f4-5-6, se non sbaglio, poi magari me lo scrivo qua da qualche parte se mi sto sbagliando, versione VR, con il VR rosso. Parliamo sempre di un'ottica non top, diciamo, ovviamente non è uno zoom 2.8, però comunque sicuramente più costoso di quell'altro. La baionetta era in metallo anziché in plastica come quell'altro, insomma, pesava un pochino di più, si vedeva che era un oggetto anche comunque costruito meglio. Il problema qual è? Che anche quello, a parte il periodo iniziale in cui qualche fotina carina l'ho fatta effettivamente, addirittura usandolo a 300 mm a un trentesimo a mano libera, quindi la stabilizzazione effettivamente funzionava, però dopo un po' ho continuato a portarlo con me, ma non usarlo mai, per gli stessi motivi appunto che vi ho detto prima, che però non sapevo all'inizio, ero convinto fosse tutto un problema di quell'obiettivo, del primo obiettivo, che non era di qualità. In realtà, per carità, anche il 70-300 VR di Nikon qualche problemuccio secondo me l'aveva nella fase, diciamo, nella parte più tele, diciamo dopo i 200-250, la perdita di nitidezza era un po' esagerata, secondo me, non mi piaceva. Per carità, uno non è che insegue sempre la nitidezza, però era in alcune situazioni un po' insomma, pesante, usato poi a tutta apertura, anche se era 5-6, no? Poi magari chiudendo no. Ora ogni tanto penso a riprendere uno zoom di questo tipo, come il 55-200 di Fuji, che è un po' più corto, quello più corto, quindi forse potrebbe andare meglio, però non lo so. Come vedete, era un acquisto sbagliato per me, perché comunque di quelle ottiche ne hanno vendute tantissime e conosco gente che le usa, insomma, con molta soddisfazione, quindi evidentemente non è quello il problema. Un'altra spesa, che però fortunatamente poi non è stata una spesa, un acquisto che ero convinto al 100% che mi sarebbe piaciuto e di cui ho anche parlato sul canale, e quindi attenzione adesso a come ne parlo, è il Viltrox 85 mm f1.8. Per me è un obiettivo meraviglioso dal punto di vista della costruzione, tutto in metallo, ottica fantastica, autofocus fenomenale, costo assurdo per un'ottica costruita in quel modo, che poi va sul sistema di Fuji, e perché l'ho usato questo con Fuji sulla XT20 avevo al tempo, e infatti nel video ne ho parlato benissimo dell'85 1.8, però anche qui per me si è rivelato un oggetto quasi inutilizzabile, nel senso che purtroppo un'ottica che 85 mm è meravigliosa sul full frame come angolo di campo, sulla PSC secondo me 85 mm, 90 mm, esiste anche il 90 mm proprio di casa Fuji, ha un utilizzo un po' specifico, essendo però peraltro addirittura ancora diciamo peggio tra virgolette del 70-300, non è variabile. Tu ti ritrovi con un'ottica così lunga,
che non puoi variare. Ora, secondo me questo crea una situazione per cui è vero che uno si può spostare, però mentre, e di questo ne parlai in un altro video che magari vi lascio qui, cioè sulla matematica, su quanto influiscono la distanza e la focale nell'inquadratura, un conto è variare la posizione su un'ottica corta, un conto è variare la posizione su un'ottica lunga. Per avere una variazione consistente su un'ottica lunga, insomma, bisognerebbe camminare molto. Per cui, mentre su un'ottica fissa che può essere un 35 mm equivalente a full frame o un 50 mm equivalente a full frame, c'è molto da giocare facendo un passo avanti e un passo indietro. Sull'85, quando vi trovate corti e state ad esempio all'interno, vi trovate stretti come campo e state magari all'interno, finite sempre spalle al muro o inciampare su qualche mobile. Almeno io, ripeto, per le foto che faccio io, il primissimissimo piano, sì, bello, però quello preferisco farlo magari avvicinandomi di più con un 50 mm ad esempio. Quella secondo me così è un po' più un'ottica proprio da ritratto, magari in esterna, c'è cioè un po' più di margine, un po' più da ritratto, diciamo ritratto, magari organizzato, meno secondo me estemporaneo, ecco. Però ripeto, parliamo sempre del tipo di fotografia che mi trovo a fare io, insomma, ovviamente parliamo sempre dell'approccio del fotoamatore, della fotografia, diciamo, purtroppo, ahimè, poco organizzata. Veniamo all'ultimo, che è quello che quasi non vi direi perché me ne vergogno. È un acquisto, più che un acquisto, fu un cambio sbagliato. Erano gli anni 90, penso, sì, primi anni 90. Ero piccolo, avevo, non lo so, quanti anni avevo, non lo so, ero piccolo. Cioè avevo il motorino, però. Io scattavo sempre con una bellissima, pensarci adesso, Nikon FA, macchina manuale con un bel po' di elettronica per essere una macchina manuale, una delle ultime macchine manuali di Nikon, piena di automatismi, ma comunque con il fuoco manuale, esposizione automatica, ma fuoco manuale, non c'era proprio la messa a fuoco automatica. Era di mio zio, che non la usava, e me la prestò. E poi me la prestò a lungo termine, disse vabbè, quando mi riserve me la dai, ma la tieni per tanto tempo. E c'erano insieme degli obiettivi, non mi ricordo bene le focali, ma erano fissi, c'era credo un 24, un 50 e un'ottica più lunga, adesso non mi ricordo che cosa fosse, se era un 85, forse era un 105, credo 105. Io la usavo, per quanto la usassi, insomma, ai tempi, però la usavo, insomma, la sapevo usare, mi piaceva molto. Cominciarono a uscire le prime Nikon, cioè a diffondersi e a diventare anche se relativamente economiche, relativamente economiche, le macchine automatiche con l'autofocus. E per cui io pensai che fosse intelligente fare un upgrade, quello che pensavo fosse un upgrade, non capivo ancora niente di tecnologia fotografica, non capivo proprio nulla. Sapevo fotografare, impostare la macchina, va bene, però insomma non capivo anche neanche il valore, non avevo mai acquistato io una macchina fotografica. E quindi entrai in un negozio di fotografia e gli dissi che volevo, d'accordo con mio zio ovviamente, la macchina era la sua, gli dissi ma se invece di questa ci prendiamo, al plurale, no? Una macchina automatica, magari si usa più facilmente anche tu, se insomma se la ricominci a usare tu, dato che è tua, la usi più facilmente una macchina con l'autofocus e più automatica, che puoi usare completamente in automatico. Ma sì certo, tanto pure a lui appunto, ma evidentemente non gli importava nulla, e presi, mamma mia, a pensarci, gli diedi tutta quella roba che aveva un valore, oggi avrebbe un valore mostruoso, soprattutto le ottiche, e presi un pezzo di plastica, una Nikon F70, che allora comunque aveva un senso, perché dal punto di vista del prezzo non era affatto basso, non me li ricordo i prezzi, ma non era basso,
con un'ottica oscena, tutta di plastica, pure la baionetta di plastica, che era il 2870, credo, una cosa del genere, buiissimo, non me lo ricordo nemmeno, sarà stato pure 4,5, 5, 6, una cosa del genere, e in più anche un Tamron, 50-200, non lo so, 50-80-200, plasticaccia, sempre buio, 4,5, 6,3, non lo so, una cosa del genere, veramente... rivedendoli adesso, poi li ho dati via ormai quelle due ottiche, la macchina l'ho tenuta, ma le due ottiche le ho praticamente lanciate via, perché avevano un valore su eBay di 30-40 euro, sì e no, e le ho date in cambio quando ho dato via la D7000 per poi prendere la Fuji. E a pensarci adesso è stata la cosa... In realtà la macchina l'ho usata... nelle vacanze, l'ho usata molto, comunque ho scattato tanto con quella macchina, effettivamente ai tempi era un'altra cosa, cioè mettevi il rullino, track, quello veniva caricato, non dovevi caricare la leva, diciamo che al momento, in quel momento effettivamente non era male come scelta, però col senno di poi è stata una pessima scelta, un investimento, ecco, un disinvestimento assurdo. Cioè la FA con quelle ottiche oggi varrebbero tranquillamente insomma un corredo a PSC, magari più ridotto, però insomma il valore c'era. Oggi la F70 vale pochissimo, vale, non so, anche lì meno di 50 euro, e le ottiche appunto ancora peggio, 20-30 euro l'una. Comunque avrei dovuto sapere che erano ottiche decisamente di una categoria completamente diversa da quelle che io stavo dando in permuta, e lì probabilmente anche il negoziante purtroppo mi ha un po' assolato. Per carità, lui ha fatto il suo mestiere, mi ha fatto le sue valutazioni, probabilmente me li ha valutati pochissimo, io non ho trattato, io so che gli ho dato quelli e ho preso quell'altra praticamente alla pari, quindi immaginate, forse gli avrò dato 20.000 lire, boh. Immaginate la sola, capito? Quello si è ritrovato con della roba che ha rivenduto a, non lo so, cioè, gli è straguadagnato, ci ha straguadagnato. Secondo me mi avrebbe dovuto dire: ma che stai a fare? Ecco, cioè, questa che vuoi prendere non è paragonabile a quello che mi stai dando indietro. Questo me l'avrebbe dovuto dire, probabilmente. Chissà se me l'ha detto, io l'ho ignorato. Vabbè. Dai, quattro chiacchiere ce le siamo fatte, scusate per la situazione, tornerò quanto prima a fare video diciamo in situazioni meno rumorose di questa, un po' più posate, con un montaggio un pochino più rapido magari, non lo so. Comunque grazie di avermi ascoltato anche qui in questo set, io adesso sono praticamente arrivato al lavoro, quindi vi devo lasciare, mi raccomando seguitemi su Telegram, sono comparso anche su Clubhouse, ma in un modo un po' perché io ho Android, quindi ho dovuto trovare un accrocco per ascoltare, partecipare a delle stanze, ma non posso fare stanze mie adesso, questo magari ve ne parlo in un altro video. Però se mi seguite su Telegram, magari prossimamente, molto prossimamente, ci facciamo una chiacchierata con le voice chat di Telegram in stile Clubhouse. Clubhouse, ascia la pronuncia. Grazie mille quindi di avermi ascoltato. Come sempre, buona fotografia. E alla... dove state? Queste cose che in curva. E alla prossima. Ciao ciao.